Pescara sostanzialmente al completo quello che domani sfiderà al Menti la Juve Stabia. Tutti a disposizione, a eccezione del lungo degente Pellacani. Tornano tra i titolari Brosco e Milani al posto di Ingrosso e Crescenzi. Jabois in vantaggio su Aloi per un posto in mediana. In avanti la novità potrebbe essere rappresentata da Colai, preferito a Desogus. Il giocatore di origini albanesi andrà a completare il tridente con Lescano e Cuppone e nel caso sarà la sua seconda presenza da titolare in campionato. Così il tecnico Alberto Colombo sul difficile match del Menti contro un avversario che ha bisogno di dare risposte a un momento non positivo. Sia nelle dichiarazioni post Catanzaro, sia nelle dichiarazioni pre-Pescara, Colucci si è espresso in una determinata maniera. Al di là del fatto di volere a tutti i costi una reazione della propria squadra, credo che ha chiesto anche una maggiore incisività nei duelli. E quindi questo mi fa pensare che ci sia questa volontà da parte della Juve Stabia di fare una grande partita per dare un segnale al proprio pubblico, al proprio ambiente, anche perché è una squadra che comunque ha dei valori. Magari non ha attraversato nell'ultimo periodo uno dei periodi migliori, ma ha dei valori. E quindi rischio di essere noioso, rischio di essere ripetitivo, ma se noi l'affrontiamo diminuendo la soglia dell'attenzione, della cattiveria e della percezione del pericolo che potremmo andare ad incontrare, allora è molto più probabile che si vada incontro ad una sconfitta. Quindi la bravura della squadra è quella di rimanere sempre sul pezzo, sempre concentrata e trovare sempre gli stimoli. Sotto il profilo dell'intensità mi aspetto una partenza importante per quanto riguarda la Juve Stabia e per quanto riguarda gli avversari, e noi dovremmo essere, come abbiamo spesso fatto, bravi ad essere a ribadire colpo su colpo e a non farci sorprendere da quello che può essere un avvio o anche il fatto di non dargli la possibilità di aumentare la fiducia nei loro mezzi, che comunque sono validi. Dovranno anche loro trovare un assetto difensivo, probabilmente visto le assenze, e allora servirà secondo me un approccio importante in modo che le misure non facciano così rapidamente a tempo a prenderle. Nella Juve Stabia i problemi sono in difesa, mancano l'infortunato Tonucci e lo squalificato Caldore. Dovrà stringere i denti Cinaglia. Colucci dovrebbe tornare al 4-3-3 e spostare come centrale Maggioni o lanciare il giovane Vimercati. Davanti possibile trio Silipo, Santo Spandolfi, con quest'ultimo insidiato da Bentivegna e Della Pietra. Il Pescara sappiamo che è una squadra forte, come lo sono tutte in questo girone. Noi abbiamo qualche situazione dove qualcuno deve stringere i denti e i ragazzi questo lo fanno, e mi auguro e spero di fare in primis una buona prestazione. La voglio una buona prestazione, glielo chiedo ai ragazzi. Poi bisogna vedere se uno recepisce, magari si ha un po' di difficoltà, però quello che io chiedo. Poi è logico che quando le cose non vengono l'allenatore non li ha motivati bene, l'allenatore non gli dice di andare avanti, e quindi va bene così, ma è giusto, fa parte del gioco, quindi lo so, è da anni che sono nel calcio, quindi ecco perché non esulto mai nelle vittorie.